Dalle frequenze di Radio Matera ora va in onda Testimoni del Cielo, rubrica sul disagio in diretta da Cofrade di Somariva del Bosco, provincia di Cuneo. Auguriamo a tutti buon ascolto e diamo subito la linea al sociologo Fabrizio Gagnor. Amici cari, ben ritrovati, un caro saluto da Fabrizio Gagnor che vi parla dal Cufrade insieme con coloro che sono presenti con me questa sera e che vi presento subito. C'è con noi una psicologa, la dottoressa Francesca Fontana, un sociologo, il dottor Lorenzo Carta, c'è il signor Alessandro che porterà la propria esperienza al riguardo del tema di cui ci occupiamo questa sera, che ha il seguente titolo: la teoria delle intelligenze multiple, e all'interno di questo contenitore un cenno a che cosa sia l'intelligenza emotiva, di cui abbiamo già parlato in passato, ma rivista sotto un'altra angolazione. Perché? Perché il punto di partenza, e che anche il punto di arrivo della trasmissione di questa sera, è riassumibile in questa frase, in questo concetto, ma parliamo di intelligenza emotiva o di ignoranza emotiva, che forse sarebbe meglio, nel senso che rispetto alle emozioni siamo così tanto ignoranti e siamo poco intelligenti che si fanno dei danni, ma dei danni a noi stessi e agli altri. È molto rara la intelligenza, dove la parola intelligenza, leggere dentro, entrare dentro, controllare, diciamo così, gestire bene le emozioni. Perché noi tendenzialmente reagiamo d'impulso. Questi meccanismi già li avete presenti, perché il cervello assorbe attraverso i sensi, gli occhi, le orecchie, la bocca, il naso, il tatto, assorbe onde elettromagnetiche che sono assorbite dai sensi e le elabora. Il cervello però è prevenuto. In funzione di quello che è accaduto fin da quando siamo stati nel grembo della madre che ci ha generato e noi abbiamo assorbito, e per questo che parliamo delle intelligenze multiple, dell'intelligenza emotiva, stiamo andando avanti in un percorso che facciamo insieme, e per chi lo sta seguendo ce l'ha più presente, per chi non lo sta seguendo dico solo questo, che una domanda che ci stiamo facendo è questa: come è possibile da adulti guarire da quei dolori e quelle sofferenze che derivano da traumi infantili non guariti, ma che noi non sappiamo quali siano quelle cause? Noi vediamo le conseguenze, gli effetti, le reazioni, quello che il Vangelo dice che sono i frutti cattivi dell'albero cattivo. Dai loro frutti li riconoscerete. Se i frutti sono cattivi, vuol dire che l'albero della vita è cattivo. Cattività vuol dire prigionia. E quindi ce l'avete ben presente, per chi segue queste trasmissioni lo ripeto sovente, però è importante, perché noi siamo sì frutto del nostro passato, ma in conclusione nel nostro profondo, nel nostro inconscio ci sono depositate tutte quelle situazioni che sono accadute nel tempo della vita, i traumi, i dolori, le sofferenze, le situazioni che non abbiamo accettato, il tradimento della fiducia riposta negli altri, le difficoltà nella relazione con gli altri, nella interazione col mondo sociale che ci circonda, e tutto quello che è accaduto e che noi non vediamo, il cervello lo custodisce e di lì avete ben presente che diventa la causa che produce reazioni, e l'albero cattivo, perché ha le radici in questa palude, in queste pozzanghere della vita, di quello che è accaduto, e questo è importante per quello che ci stiamo dicendo anche questa sera. Per ogni situazione che noi ci troviamo ad affrontare e che percepiamo con gli occhi o sentiamo con le orecchie
o che tocchiamo con le mani o che ci troviamo a sperimentare, in un millesimo di secondo, anche meno, il cervello, che è prevenuto, che ha già costruito le convinzioni, le idee, credenze, i punti di vista, le sue false sicurezze, dovremmo dire tra virgolette, fa scattare come una molla il meccanismo di difesa, la reazione. E quelle situazioni, quelle reazioni hanno a che fare con la dimensione emotiva. Per questo vi dicevo, è più probabile che siamo degli ignoranti, ignoranza emotiva, più che non intelligenti emotivi. Sì, beati quelli che hanno fatto un percorso molto, molto elaborato e che poi lo custodiscono per riuscire a gestire le emozioni senza esserne succubi. Nella maggior parte dei casi invece non avviene così. Perciò nelle trasmissioni precedenti abbiamo avuto occasione di vedere che questo modo di apprendere attraverso l'esperienza, la sperimentazione, inizia in ogni bambino fin dal grembo materno, fin dal settimo mese di gravidanza, con quello che si chiama la propriocezione, cioè anche detta cinestesia, quando acquisisce, apprende attraverso i sensi, il naso, il tatto, il gusto, no? E quindi ci sono due fattori che vanno a influire nella costruzione di quello che poi si diventa da adulti e che ogni bambino sviluppa. Uno è l'esperienza, apprendere dall'esperienza, e l'altro è quello che si acquisisce dal deposito genetico. Non è la stessa cosa, avete presente? Uno lo si acquisisce dal deposito genetico, altro è ciò che arriva dall'esperimentazione, dall'esperienza. Tutto questo va a costituire la capacità o meno di leggere dentro. L'intelligenza non è da confondere con l'istruzione, con la cultura o con la sapienza, sono cose diverse. Perciò è possibile che una persona sia molto istruita e che non sia intelligente, uno che abbia molta cultura e non sia capace di leggere dentro alle situazioni. La volta precedente, perciò, abbiamo osservato che gli studiosi ci ricordano che esistono diversi tipi di intelligenza. Vi ricordate quindi che la teoria delle intelligenze multiple, ho cominciato ad accennare qualche cosa, almeno a elencare le varie forme di intelligenza che hanno la loro origine nello psicologo Howard Gardner, che nel 1983 esplorò in un libro Stati d'animo, vedendo che l'intelligenza è definita come l'insieme di tutte queste elaborazioni della dimensione emotiva che possono poi funzionare, e delle esperienze e del deposito genetico, che funzionano in modo più o meno sincronizzato. Allora io vi ho accennato, adesso non ritorno su questo, ad alcune forme di intelligenza che ci vengono ricordate, cioè cosa vuol dire? Modalità con le quali quella persona, in funzione del deposito genetico che ha ricevuto e delle esperienze che ha fatto fin dal grembo materno e poi via via da neonato e da bambino e poi da adolescente, ha costituito ciò che ha formato quello che noi abbiamo come deposito dell'individuo. Sapete, quando si dice quello, il percorso di individuazione, è diventato una personalità che ha la sua specificità. E da dove viene quello? Gli studiosi ci dicono che deriva da questo intreccio di situazioni. Ma siamo duri, siamo duri, perché in quel profondo il cervello ha così tanto, diciamola così, paura di farci soffrire ancora, che per ogni situazione che noi
vediamo con gli occhi, sentiamo con l'orecchio, percepiamo, fa scattare il meccanismo di difesa. E noi, sì, sono situazioni emotive, però non è detto che siano molto intelligenti, capite? Non è proprio per niente, perché non abbiamo elaborato, non abbiamo letto dentro la situazione, non ci siamo fermati. Vi ho raccontato qualche cosa nella trasmissione precedente dell'intelligenza logico-matematica, dell'intelligenza linguistica, intelligenza spaziale, l'intelligenza corporeo, cinestesica, e quelli che sono portati a saper usare bene il corpo con legame mente-corpo, l'intelligenza musicale, l'intelligenza naturalistica, l'intelligenza esistenziale, la capacità di posizionarsi rispetto alle caratteristiche esistenziali della condizione umana, elaborare il senso della vita, della morte, il destino finale del mondo, eccetera. L'intelligenza collaborativa, quando una persona ha imparato dall'esperienza, ma anche dal deposito genetico, è predisposto per lavorare con gli altri, lavorare in equipe, collaborare, contribuire, accogliere i contributi altrui. Poi ci sono queste due forme di intelligenza che ci conducono all'osservazione dell'intelligenza emotiva, che sono l'intelligenza interpersonale e quella intrapersonale. Interpersonale, la capacità di comprendere quali sono le motivazioni degli altri, i desideri degli altri, quali sono le intenzioni che gli altri hanno, anche se non ne parlano forse. Quindi quella interpersonale, no? La interazione. E poi c'è quella intrapersonale che è fondamentalmente, ci dice questo studio, interiore, implica la capacità di conoscere se stessi, di comprendere se stessi. È la consapevolezza. Pensate perciò che coloro che possiedono queste due caratteristiche, che hanno il loro fondamento, lo ripeto ancora una volta, nel deposito genetico e nelle esperienze che si vanno a intrecciare, sono predisposti, conoscendo a fondo se stessi, anche a arrivare alla conoscenza altrui. È per quello che una persona che impara a gestire le emozioni proprie e che abbia la predisposizione per essere un buon osservatore, un buon conoscitore degli altri, può diventare uno che ha l'intelligenza emotiva. No? Ecco, le persone che sono con questo percorso di intelligenza emotiva sono consapevoli dei loro stati d'animo, delle emozioni, dei sentimenti, di quelli che li circondano, e riescono a gestirsi e a gestirli. Ma non permettono alle loro emozioni di sopraffarli. E non so se riesco a spiegarmi, perché è un po' sottile. Cioè, quella persona che è preda delle emozioni, come tutti, quando è arrivato ad avere una buona padronanza di sé, una buona conoscenza di sé e una buona conoscenza anche del mondo che lo circonda e delle relazioni che intrattiene, può, se è ben allenato, se è quello che, di cui vogliamo dire questa sera qualcosa e per cui i nostri ospiti sono qui. Perché la domanda che io faccio ai nostri ospiti è questa: se così stanno le cose, e com'è possibile a diventare coloro che hanno padronanza di sé, che non sono più preda dell'impulsività, delle emozioni? In fondo il tema di questa sera si riconduce a questo elemento, capite? Se noi diventiamo consapevoli delle nostre emozioni, se arriviamo a capire qual è l'origine, la causa, ma perché mi viene da agire così, no? Quali sono le paure?
che ancora non sono guarite dentro di noi. Paura dovuta a ferite che abbiamo ricevuto. Paura di essere ancora feriti. Paura di soccombere. Pensate come le paure distruggono la vita delle persone, ma non solo delle persone, anche dei popoli. Pensate soltanto ai proverbi terribili dell'antichità, ma che continuano a riprodursi nei giorni in cui stiamo parlando. Se vuoi la pace, prepara la guerra. La miglior difesa è l'attacco. Pensate a quello che sta succedendo nel mondo. Nel mondo, tra i popoli, i rischi di guerra, ma le guerre in corso, ma le guerre nelle famiglie. È tutto dovuto dalla paura di soccombere. Se io non attacco, poi dopo rischio che l'altro attacchi me. È vero? Pensate com'è la dimensione emotiva. E facciamo presto a puntare il dito, a criticare quei grandi che si fanno la guerra nel mondo. Poi magari non ci si accorge che dentro di noi abbiamo la guerra e che noi per primi siamo nella modalità di essere come l'animale ferito che agisce col meccanismo di lotta o di fuga, con l'aggressività eterodiretta oppure autodiretta. È vero? E tutto questo ha a che fare col mondo emotivo. Perciò la domanda che ci stiamo facendo, amici cari, è di dirci, vabbè, ma allora che cosa possiamo risolvere per arrivare a diventare un po' padroni di noi stessi? Vi anticipo che ci vuole la capacità di gestire delle pause di distanziamento da noi stessi. È facile da dire, Cioè, prima di agire, sapete, una volta dicevano, ma prima di agire conta fino a 10, queste cose lì così, però sono un po' banali. È molto più importante la consapevolezza di dire, ma io so che sono schiavo del mio inconscio che fa scattare come una molla le reazioni. Se perciò lo so, so che quello è un mio male, siamo già avanti per chi riesce a gestire questo. Siccome so che quello è un mio problema, so che qualunque situazione mi scatta come una molla in pensieri, parole, opere, no? Il rischio è che sbaglio, perché non è razionale, una parola grande questa, perché vuol dire tante cose anche un po' confuse qualche volta, però non è la strada giusta. Devo fermarmi e guardare la situazione come se non fossi io, guardarmi da 10 metri di distanza. Gli studiosi ci dicono, e vi sto proponendo uno studio che ci riporta che due psicologi, Peter Solovjove e John Mayer, dicevano che la capacità di intelligenza emotiva è composta da 5 capacità essenziali. È l'autoconsapevolezza emotiva, cioè capire come, è quello che vi stavo dicendo, io ve l'ho riassunto nel dire prendiamo distanza da noi stessi, adesso stiamo sminuzzando questa frase in 5 sottocategorie. Quindi capire che le nostre emozioni, i sentimenti, influenzano i nostri comportamenti, gli atteggiamenti, le aspettative, le decisioni. E quindi fermiamoci, perché rischiamo di sbagliare tutto. Una seconda competenza da esplorare, l'autoregolazione emotiva. Cosa vuol dire? Siccome noi siamo vittime di quello che c'è dentro il nostro inconscio, e se l'albero è cattivo non potrà far altro che produrre frutti cattivi, se io lo so, giusto? Sapendolo mi fermo. Non agire avventatamente,
Quindi non ignorare le emozioni nel processo decisionale, ma guardarle in faccia. Sapere che sono emozioni che vengono, detto in altre parole, mi chiedo qual è il mio problema ancora non risolto, perché mi viene da sempre da agire così. Terzo gradino, l'automotivazione, cioè siccome so che sono vittima delle mie emozioni, due, le mie emozioni sono un tranello, perché mi portano a sbagliare, allora devo conoscerle, ma devo dirigerle cercando di sviluppare, e qui le parole che gli studiosi ci propongono sono parolone, è facile dirle, ma poi viverle, sviluppare un atteggiamento proattivo nei confronti della vita, e che vuol dire nel momento che si impara a guardarsi da distante, lasciando come se io potessi vedermi da 5-6 metri di distanza, e dicono fammi capire che cosa gli sta succedendo a questo qua, e che sono io, e io cerco di dire le cose un po' con un sorriso, perché sono cose grosse, sono difficilissime e noi non possiamo renderle complicate, perché tanto se le rendiamo complicate non andiamo da nessuna parte. Ma il passaggio dopo che ci dicono questi studiosi è arrivare all'empatia, cioè se io osservo nella relazione, nell'interazione con gli altri e col mondo, di mettermi nei panni degli altri, no? Non è esattamente quello, è una cosa molto più complicata, però cominciamo a dirla così. E allora vedi che tutto cambia, guardare le cose dal suo punto di vista. Sapete che c'era un famoso medico psicoterapeuta, psichiatra, Rogers, che poi usava questa tecnica della riformulazione, no? Lui diceva, per aiutare una persona a arrivare a conoscere se stesso, e quello diceva una frase che era frutto emotivo di quello che viveva dentro e la buttava fuori, probabilmente neanche tanto consapevole di ciò che stava dicendo. A quel punto il terapeuta diceva, sì, lei ha detto che, se ho capito bene lei ha detto che, anche qui è semplifico perché abbiamo bisogno di non renderci le cose complicate, anche se veramente sono complesse. Ma in quel momento, quando quell'altra persona ti dice, guardi, lei ha detto che, quella persona sovente non si riconosce. No, veramente è un percorso graduale attraverso il quale la persona arriva piano piano ad accorgersi di quali sono quei meccanismi che vengono da lontano e che sono nel profondo e che lo fanno agire, pensare, parlare in modo come in altre situazioni non vorrebbe. Perciò vedete, quando i nostri operatori ci parleranno questa sera di cosa avviene nei luoghi di cura del CUFRAD con la dinamica della terapia di gruppo e della terapia individuale, nella riformulazione nel dialogo, che poi era quello che Rogers diceva, insomma la riformulazione, e tutti questi altri e tanti altri strumenti, andiamo a vedere che piano piano ci riusciamo a sciogliere un po' in questo muro bloccato che non fa passare nulla, tant'è che, piccola parentesi, per chi percorre le vie di Dio, il punto di partenza è aprirsi, la porta stretta di cui parla il Vangelo, no? Che è proprio del cuore, il cuore è il centro delle emozioni, quindi aprire la porta, perché noi siamo chiusi, perché siamo impauriti, siamo terrorizzati dalle situazioni accadute nella vita e non siamo in grado, se non abbiamo uno scatto di fiducia, di aprirci e che possa arrivare una nuova visione che ci aiuta a rimodificare le cose dentro di noi.
E perciò il punto successivo riguarda le abilità sociali, devo andare molto veloce su questo punto, perché, e poi concludiamo e diamo la parola ai nostri ospiti, e cosa vuol dire imparare a gestire le pause emotive? È quello che vi dicevo, è quello che vi ho detto prima. Guardarsi da lontano, da 5-6 metri, fermati. Anche solo pochi secondi. Anche le persone che sono più esperte nell'autocontrollo emotivo sovente hanno difficoltà a inibire le loro reazioni quando c'è una situazione che apparentemente è più grande della loro capacità di autocontrollo. Guardate che questo succede, ma vedete con un sorriso ancora una volta la gente in macchina, no? La gente in macchina. Oggi c'è Alessandro che ci porta la sua esperienza, che è venuto da Roma, mi pare, è vero? È venuto a trovarci dopo aver fatto un percorso qui. Bene, già qui noi a Torino la circolazione delle macchine non è delle migliori, però a Roma penso sia peggio, no? E quindi perlomeno per quando mi è capitato di andarci tanti anni fa. Ma pensate quelli in macchina, la persona al volante diventa una roba terribile. Se poi esce fuori è un altro, però lì comincia a dare del tu a tutti, gli dà istruzioni a tutti, lo manda a quel paese, roba del genere, no? Ma vi rendete conto che poveretti che siamo? Ma vero, vero, vero. Perde il controllo. Si sente in potere solo perché ha un volante in mano, chissà che potere. E invece non ci si accorge che siamo tutti dei poveretti. Dunque, i tre passi essenziali per fare una pausa e poi lascio il microfono ai nostri ospiti per la pausa emotiva. Ecco, questo studio che si rifà a Goleman, che è poi quello che ha scritto dei testi molto importanti sull'intelligenza emotiva, propone questi tre passaggi per fare la pausa emotiva. Ecco, primo, riconoscere, due, fermarsi, tre, respirare. Attenzione, primo passo, riconoscere i segnali interni. Indicano che le emozioni stanno prendendo il controllo. Ogni persona è diversa, quindi bisogna imparare a distinguere gli indizi che il corpo ti sta mandando. Ci sono alcuni che ce l'hanno più fisici, altri invece più covano dentro, sapete che si dice così, no? Riconoscerli, attenzione. Secondo, fermarsi. Resisti alla tentazione di agire immediatamente, di dire la prima cosa che ti passa per la mente? No. E chiediamo la grazia a Dio di imparare, vero? Queste cose, quanto ne abbiamo bisogno. Nello stesso momento in cui decidi di trattenere l'impulso, insegna Goleman, stai cedendo il controllo della situazione al tuo cervello razionale. Lo definisce così, quella parte razionale del cervello. Hai deciso di trattenere l'impulso. Terzo passaggio, respirare. E questa è una tecnica mondiale, sapete, universale, perché poi è trasversale, anche tutta la sapienza orientale si rifà molto a questa dinamica, no? Fermati. Come ci dicono che noi occidentali non siamo neanche capaci di respirare, sapete, perché siamo tutti affannati, non abbiamo neanche la capacità di lavorare nella quiete, nella calma, per portare frutto. E già, domani è la festa di San Francesco, che qui festeggeremo perché questa è una comunità francescana, però abbiamo tanto da imparare dai santi, ma tanto, tanto, perché sono coloro che, uniti con l'anima sempre in cielo e il corpo sulla terra, sanno dare valore al singolo momento. La preghiera al respiro dell'anima, l'anima che respira, che si collega. Perciò questo indicatore, il respiro, respirare
La vita, dare valore, ma pensate come siamo un po' sciocchi. Si sta facendo la guerra in tante parti del mondo, alcune più visibili e più trasmesse dai mezzi di comunicazione, altre meno, e poi tanto anche nelle famiglie e interiormente. Ma già che siamo alla vigilia di San Francesco, ma non ci fermiamo a pensare com'è mirabile questo piccolo pianeta sul quale viviamo, che è sospeso nel vuoto, giusto? La Terra che mirabilmente, a quella distanza precisa dal Sole, che le consente di avere tutti i benefici di cui può godere. Se fosse un pochino più lontana, sarebbe tutto ghiaccio, un pochino più vicina saremmo impossibile la vita. E le stagioni, la Terra che ruota su se stessa e che segue la sua orbita intorno al Sole, e pensate com'è, qui è piovuto molto da questa notte tutta la giornata, e osservavo la pioggia che scende e dicevo: ma guarda come quell'acqua che evapora dal mare sale nelle nuvole, sospinta dai venti, arriva sparsa dove c'è bisogno, e poi attraverso questi situazioni di energia che esplode e che poi fa piovere, no? E pensate alla natura, la bellezza delle campagne, della natura, degli animali, degli alberi, di tutto. E così ci introduciamo nella bellezza dei sapienti, perché San Francesco aveva così tanta serietà nel sapere la grandezza e l'importanza della vita collegata al cielo, da essere come forte come una roccia, come una pietra, come il Signore ha detto a Simon Pietro: tu lo terrai, poi sarai una pietra, una roccia stabile, sapete? Stabile. E questo in fondo è l'intelligenza emotiva. Chi è l'intelligenza emotivo? È quello che è arrivato lì. Beato chi arriva lì. È stabile, ma proprio per quello ha la serenità. È una duplice caratteristica dei santi, che apparentemente è contraddittoria, ma invece ci sta bene insieme. Perché come due pagine dello stesso foglio. Da un lato la serietà come una pietra, ma dall'altro la serenità, la gioia. È di lì che si diceva San Francesco giullare di Dio, non perché fosse uno sciocchino che badava soltanto alla natura, ma tutt'altro. È l'altezza di colui che, vivendo con l'anima sempre in cielo, sa vivere delle cose della terra prendendole con la distanza dell'intelligenza emotiva, vedete? E allora sa respirare Dio ogni giorno. Mi fermo qui. Perciò vedete che ho detto all'inizio: parliamo dell'intelligenza emotiva o piuttosto dell'ignoranza emotiva, vero? E allora siamo proprio tutti in cammino, e quanta strada abbiamo da fare. Amici cari, allora intervenite in trasmissione, sono sempre molto importanti le vostre domande, le vostre considerazioni. Per intervenire in trasmissione, ricordatevi, per i vostri messaggi e per i vostri WhatsApp audio o WhatsApp di testo, il numero è 331-791-4523. Ripeto, il numero di Radio Mater per i vostri messaggi e i vostri WhatsApp: 331-791-4523. Per le vostre email, diretta @radiomater.org. Per fare domande telefonando in diretta, 031-64-6000. Lascio la parola alla psicologa, la dottoressa Francesca Fontana. Buonasera a tutti, ringrazio il dottor Gagnor per la parola. Diciamo che l'intelligenza emotiva è una competenza molto molto importante che andrebbe sviluppata e migliorata sin da piccoli, ecco, attraverso la prevenzione. Qui ci troviamo in un contesto dove abbiamo proprio la possibilità di migliorarla, a partire, come dicevamo, dall'imparare cosa sono le emozioni. Ci troviamo
in un luogo dove appunto le persone non sanno dare un nome a quello che provano, a quello che hanno provato, e che molto spesso nascondono all'interno proprio perché hanno paura di provarlo. E noi cerchiamo di, attraverso le attività, attraverso i gruppi, la terapia di gruppo, proprio di dare un nome a quello che provano, insegnargli i nomi delle emozioni farli proprio capire l'impatto che hanno nella loro vita. E attraverso anche le attività creative le persone hanno modo di far uscire la loro esperienza, raccontare la loro esperienza e permettere anche al gruppo di imparare dalle altre esperienze, ma anche di acquisire delle strategie per regolare le emozioni, per conoscere i propri limiti. Infatti molto spesso si impara proprio in gruppo, quindi una persona condivide la propria esperienza, condivide la strategia che usa per controllare l'emozione, che viene poi acquisita dall'altro e fatta propria. Quindi è davvero un concetto molto ampio, molto importante, che si può tanto sviluppare e tanto migliorare, soprattutto in un contesto di questo genere, ecco, qui in comunità. E noi cerchiamo anche di insegnarle appunto delle strategie, come dicevamo prima, molto spesso cerchiamo di dargli dei consigli, cerchiamo di capire cosa provano e di aiutarli ad esprimerla, a buttarla fuori. Spesso non si rendono conto appunto che le esperienze vissute, le esperienze di vita li hanno portati a commettere poi dei comportamenti disadattivi, ed è quello che noi insomma cerchiamo di farli tirar fuori. Piano piano si vede proprio il cambiamento, quindi loro si aprono, raccontano e chiedono proprio a noi di aiutarli su questo, di aiutarli a capire cosa stanno provando. Sono confusi al riguardo perché provano tantissime cose, ma non si rendono conto davvero di qual è la motivazione principale. E piano piano cerchiamo di andare proprio indietro, quindi di fare un lavoro specifico con ognuno di loro, perché ognuno poi è diverso e ha un'esperienza di vita diversa, ma hanno modo di confrontarsi e hanno modo di imparare a vicenda, soprattutto essendo in un gruppo dove le persone si possono supportare a vicenda e dove hanno la possibilità di sviluppare, secondo me, tanta empatia tra di loro, perché essendo in un gruppo, essendo anche in delle stanze in condivisione, quindi hanno modo di poter vedere l'altro, di poterlo conoscere, di capire come l'altro esprime le proprie emozioni e anche di migliorare la loro relazione. L'intelligenza emotiva fa parte proprio, rende le persone migliori dal punto di vista relazionale, ma anche della comunicazione. Quindi loro imparano ad esprimere le proprie opinioni, le proprie idee in modo assertivo, quindi non aggressivo, cercando di farsi capire dall'altro, ma anche di capire l'altro e quello che sta provando in quel momento. Quindi anche un attimo, relazionarsi proprio nel giusto modo, ecco. Grazie. Ascoltiamo il sociologo dottor Lorenzo Carta. Nel frattempo vi ricordo, per i vostri interventi, per i vostri messaggi e per i vostri WhatsApp, 331-791-4523. Per le vostre email, diretta @radiomater.org. Per telefonare in diretta 031 64 60 00.
Grazie, grazie per la parola. È un argomento molto interessante quello che affrontiamo oggi. Mi ritrovo in tutto quello che anche la dottoressa Fontana ha portato come esempio e ha spiegato riguardo quanto viene portato avanti qua all'interno della comunità, all'interno dei gruppi. A me piacerebbe portare l'attenzione su due aspetti legati all'intelligenza emotiva, o almeno due aspetti che hanno colpito me e credo che possano essere importanti, che tra l'altro sono anche aspetti che ha toccato anche la dottoressa Fontana. Il primo è quello del riconoscimento, cioè il riconoscimento più in generale, cioè il riconoscimento sia delle proprie emozioni, sia delle emozioni altrui, e l'altra invece, l'altra parola, è quella della gestione. Cioè la gestione sia delle proprie emozioni nella nostra vita quotidiana, sia nelle nostre emozioni nel rapportarci e nel rapportarsi alle altre persone. E quindi è importante comprendere come la consapevolezza delle proprie emozioni sia un qualcosa che vada allenata, in modo che poi con l'autocontrollo che va a seguirne si possa in qualche modo riuscire a vivere una vita più serena. E come si può fare questo? Questo si può fare attraverso un lavoro su se stessi, e questo lavoro su se stessi avviene qua all'interno della comunità, con il rapporto con gli altri, con un ragionamento su noi stessi, su loro stessi, quindi su come gli ospiti all'interno della comunità possono ragionare su quelle che sono le dinamiche che hanno portato loro a vivere mai una vita in difficoltà, e così come anche nel rapporto con gli altri, cioè proprio lì si impara la gestione appunto della propria emozione, in modo che non ci sia un escalation e un non riconoscimento delle proprie emozioni, o magari anche emozioni quali difficilmente controllabili vengono in qualche modo qua all'interno della comunità attraverso le attività messe sotto controllo in qualche modo. Quali attività? Un'attività che secondo me può aiutare loro nella gestione delle emozioni è quella ad esempio del teatro. Ogni mese viene portato avanti un teatro sulla base di un copione che viene scritto da loro, ed è molto importante l'utilizzo del teatro, in quanto queste persone, gli ospiti, si mettono in scena portando avanti una maschera o comunque portando avanti un personaggio che possa esprimere delle emozioni che magari loro a volte non riconoscono come proprie, però utilizzando appunto il meccanismo del teatro può essere utile in qualche modo come avvicinamento all'emozione che si cerca magari di mettere in atto in quel momento. Un'altra attività che viene fatto, che viene fatta e che è molto utile secondo me anche nel percepire le emozioni altrui, ma anche per riconoscere le proprie emozioni, e quindi che permette anche una maggiore consapevolezza delle proprie emozioni e quindi anche un allenamento di questa dell'intelligenza emotiva, è il tema, anche quello del tema mensile, sulla base di una traccia, un argomento che viene affrontato mensilmente e che riguarda aspetti della loro vita che in qualche modo attraverso la scrittura c'è appunto questo mettersi in gioco, un capire cosa può aver portato loro all'interno della struttura o quali sono le loro difficoltà nel riconoscere le proprie emozioni. E più in generale, chiaramente, l'importanza è quello del lavoro fatto in gruppo e quindi un costante dialogo con l'altro, un costante dialogo con l'equipe, attraverso anche dei colloqui che aiuta appunto le persone all'interno di questa struttura a trovare una via migliore anche per stare meglio con se stessi e con le loro emozioni, riconoscendole come tali. Grazie, ascoltiamo Alessandro che ci porta la sua testimonianza. Sì, buonasera. Allora, io in qualche modo, sì, stasera stiamo parlando comunque di emozioni. Emozioni, diciamo, questa è stata un po' la motivazione che mi ha portato poi qui,
era proprio la mia incapacità in qualche modo di riconoscere le emozioni, anzi a dirla tutta, io cercavo proprio di sopprimerle le emozioni, e se avessi potuto diventare un robot per me sarebbe stata la cosa più bella del mondo. Purtroppo questa cosa non era fattibile, non era possibile, siamo esseri umani. L'emozione, anche se cerchi di in qualche modo di tenerla giù, cercherà sempre di in qualche modo di uscire fuori, è un po' come la lava che fuoriesce dal terreno, è un po' come un fiume in piena. Ecco, io non ero capace di gestirle queste emozioni, sia quelle diciamo brutte, quelle che chiamiamo brutte, che può essere la rabbia, che può essere l'ansia, ma anche la semplice felicità, no? Questa felicità che a volte viene, anzi io stesso la idealizzavo, no? Convinto che fosse in qualche modo, fosse quasi obbligatorio, che fosse uno stato perenne, diciamo, ecco, in questo senso. Purtroppo le cose non andavano in questo modo e la prima cosa che io ho desiderato proprio, sì, io sono di Roma, e la prima cosa che chiesi all'epoca fu proprio quella di allontanarmi da quel posto, non perché Roma sia, diciamo, come dire, l'inferno in terra, no, assolutamente non voglio dire questo, però per me purtroppo era un luogo che in quel momento mi attivava particolarmente. Qui sicuramente sono riuscito innanzitutto ad entrare, ma prima che di entrare in contatto con le emozioni, proprio di riconoscerle, perché quando a un certo punto tu cerchi di ripudiarle non ti interessa neanche capire che colore abbiano, sai soltanto che c'è qualche cosa dentro che ti infastidisce e che ovviamente prima di entrare qui dentro cercavo in qualche modo di nascondere con, io perlomeno facevo uso di alcol. Ovviamente qui questa cosa non è possibile e ti ritrovi a dover gestire le emozioni che poi sono le stesse che poi ti ritroverai a gestire fuori, che sono le stesse che ti trovavi a dover gestire prima, e in un ambiente protetto, e questa è la cosa importante, il poter condividere con le altre persone in qualche modo quello che tu provi dentro, il poter condividere quello che è stato quella che è stata la nostra vita passata, quali sono state le nostre esperienze, il poter anche, come dire, abbandonare quella sorta di arroganza del dolore in cui uno parte dal presupposto che io ho sofferto più degli altri, quando poi invece stando qui ti accorgi che ci sono state persone che hanno avuto traumi ancora più grandi, che hanno avuto esperienze ancora più provanti. Oppure semplicemente persone che come te hanno apparentemente avuto una vita normale, ma diciamo costellata da tutta una serie di microtraumi che poi alla fine a un certo punto della mia vita non sono, io quando sono entrato qui in comunità non ero più un giovinetto, insomma, ecco, avevo già una certa età e a dover affrontare questa cosa in un'età, non voglio dire avanzata perché non sono vecchio, ringraziando il cielo, ma quando sei già formato è stato ancora, diciamo, per me difficoltoso. Devi metterti in discussione quando comunque hai già un matrimonio chiuso, ok, ma hai già dei figli. Ecco, io sinceramente oggi sono felice di due cose. Io sono uscito dalla comunità e ormai sono 2 anni. Uno, di poter dire di aver riacquisito la fiducia in me stesso e anche la fiducia delle altre persone. È bello sentirsi in qualche modo riconosciuto come una persona affidabile, qualcuno di cui tu puoi fidare. Prima era semplicemente un chiedere perennemente scusa che diventava solta una scusa per ricominciare e continuare a fare quello che si faceva prima. E soprattutto oggi mi sento libero di poter vivere la vita in tutta la sua complessità, quindi fatta di cose belle, ma anche di cose brutte, ma libero soprattutto di poterlo fare senza dover ricorrere alla sostanza. La dipendenza non è, diciamo, la causa, la dipendenza è semplicemente la conseguenza di un malessere. Ecco, qui dentro io sono riuscito in qualche modo a focalizzare quello che per me in qualche modo era stato impattante nella mia vita. Poi ovviamente il cammino continua anche fuori, non si può resettare il passato e si continueranno a provare, continuo ovviamente quando sono fuori a provare attivazioni che però riesco a gestire sicuramente meglio di prima, insomma, e questa è la cosa che mi rende assolutamente più felice. Quindi ringrazio comunque il CUFRAD perché è qui che in qualche modo io posso dire di essere ripartito, ecco, questo per me è veramente importante.
Ci scrive Lorenzo da Asti, che fa una domanda per la psicologa, la dottoressa Francesca Fontana. E Lorenzo da Asti scrive così: le emozioni sono immateriali, non sono materiali, però producono azioni concrete, visibili, dice lui. Allora, a me sembra che tutto quello che noi siamo sia il frutto del pensiero. E pone questa domanda alla dottoressa Fontana. Intanto io vi ricordo, per i vostri interventi, per le vostre domande, per le vostre considerazioni, per i vostri messaggi, scrivete al 331-791-4523, ripeto, 331-791-4523. Per le vostre email scrivete a diretta@radiomater.org, per telefonare in diretta 031-6460-00. Allora, sicuramente le emozioni sono qualcosa di immateriale, certo, però producono dei comportamenti che sono super visibili, e sono poi quei comportamenti che ci portano a vivere delle esperienze che di conseguenza ci fanno diventare quello che poi siamo. Sicuramente quello che noi vediamo sono i comportamenti, però a questi comportamenti noi possiamo dare una spiegazione. Io penso sempre che quando facciamo una scelta, o dietro un comportamento c'è sempre una motivazione, e quello che noi siamo è dato da tutto quello che abbiamo vissuto nella nostra vita, e se non abbiamo imparato a dare un nome alle emozioni, dare un nome a quello che proviamo e saperlo regolare, quindi non farci appunto sopraffare, riusciamo appunto a gestirlo in modo adeguato e a capire quando fermarci, dove fermarci. Ci rende consapevoli. Se invece noi non sappiamo che un comportamento ci fa paura, o una determinata parola, una frase ci crea un'emozione di tristezza, di angoscia, siamo sopraffatti da quell'emozione. Mi è capitato proprio ultimamente di sentire proprio una persona che mi diceva: non so dare un nome a tutto ciò, perché quello che io ho dentro, le emozioni che io ho provato, erano dentro un baule, coperte da tutta la mia dipendenza, e adesso mi trovo appunto a fare i conti con quello che sono adesso, dovuto a tutte le esperienze vissute. Quindi sì, sono immateriali, non le possiamo... In realtà le possiamo anche vedere, perché si vedono dal nostro linguaggio non verbale, si vedono dalla nostra comunicazione, si vedono in tanti modi, ma sicuramente l'impatto che hanno ce l'hanno nei comportamenti che abbiamo. Allora stanno arrivando degli altri messaggi. Intanto Roberto ci dice una parola, è arrivato qui in studio anche Roberto per portare una sua esperienza sulle emozioni. Sì, buonasera. Bisogna avvicinarsi al microfono, ecco. Buonasera. Allora, come stava dicendo bene la dottoressa Fontana, i gruppi a me mi hanno aiutato veramente tantissimo ad esprimere le emozioni. Io tentavo sempre a non farle vedere quell'emozione, perché o per vergogna o perché tentavo di mascherarli, no? Tentavo di non farli vedere, no? E a me mi hanno aiutato tantissimo i vari gruppi, perché anche nel teatro puoi esprimere, puoi manifestare quelle emozioni.
ecco, attraverso delle scene che vanno fatte. A me mi ha aiutato tantissimo questi gruppi qua, anche gli operatori stessi, i ragazzi, no? Si parla tanto di auto mutuo aiuto, anche su questo uno ci aiutavamo a vicenda, no? Anche quando vedevano che ero a disparte, isolato, no? Triste, no? Le manifestavo in qualche maniera, così, no? I compagni venivano, gli operatori tentavano di farti tirar fuori tutte quelle emozioni che c'era tanta difficoltà, ecco. Grazie, siamo quasi in chiusura. C'è una domanda per la dottoressa Fontana da parte di Valeria, che scrive così e chiede: gli psicofarmaci pronto? A stare a letto tutto il giorno, a non uscire, quindi a non avere un comportamento adattivo. Quindi sì, servono affiancate ad una psicoterapia, perché la psicoterapia ti permette di andare a fondo, quindi di scovare le emozioni che poi vengono gestite piano piano con la terapia farmacologica fin quando non riusciamo a gestirli autonomamente, quindi grazie alle strategie che abbiamo acquisito. Poi ci sono sicuramente disturbi più importanti, più forti, che richiedono una terapia magari più lunga, ma diciamo, dipende un po' dal disturbo, ecco. Grazie, e noi ci fermiamo qui. Io vi ricordo che potete riascoltare la presente trasmissione e anche le precedenti andando sul canale YouTube CUFRAD Centro di Accoglienza e Cura, e oppure sul sito cufrad.it. E vi ricordo che il prossimo incontro col CUFRAD è previsto per giovedì 17 ottobre, sempre alle 17:30. Grazie per essere stati con noi. Per coloro che siete intervenuti in trasmissione, ringrazio i nostri ospiti, e da Fabrizio Gagnor che vi parla, un caro saluto a tutti, e con il canto finale lascio la linea alla regia centrale. Grazie. Io sogno che l'amore del Signore venga rivelato a tutti gli uomini. Io sogno che l'amore del Signore venga rivelato a tutti gli uomini.